Olivieri. Olivoggi. Olivoggi. Oli sempre. Ciao Team Olivieri, oggi vi saluto con un pigiama osceno. Vabbè, non è il primo che vedete. Comunque sto andando a fare una cosa fighissima. Oggi veramente sto per fare qualcosa di assurdo. Però prima mi tocco, prima di dirvelo, perché ho delle occhiaie che fanno schifo. Eccomi. Stavo dicendo che Dolce & Gabbana, e già iniziare così una frase è una cosa fighissima. Comunque, Dolce & Gabbana mi ha invitato alla sua sfilata alla Fashion Week. Assisterò alla sfilata in prima fila. E adesso inoltre sto andando da loro a provare dei vestiti che mi regaleranno e io sono estasiata. Inoltre so che a Milano c'è anche Lil Huddy a vedere questa sfilata, il ragazzo carinissimo di TikTok. Quindi il nostro obiettivo sarà trovare dei bei vestiti e conquistare Lil Huddy. Andiamo. Sono arrivata a Milano. Sono appena arrivata a Milano. Parlo a bassa voce anche se non c'è nessuno, perché mi vergogno, sono imbarazzata. Comunque adesso viene a prendermi un driver che mi porta fino a Dolce & Gabbana. È tutto quanto così serio e professionale che ho una paura assurda. Ok, adesso momento di panico perché il driver dovrebbe essere fuori dalla stazione. Il problema è che questa stazione è piena di uscite, quindi io non so dove cavolo andare. Ok ragazzi, sono arrivata. Questi sono tutti quanti i vestiti che potrò provare e sono troppo curiosa di farvi vedere quello che scelgo alla fine. Sono mega emozionata. Allora ragazzi, questo è l'outfit finito. Non è sicuramente ciò che indosso ogni giorno, però mi piace un sacco. Questi occhiali sono stupendi. E niente, adesso vado a fare dei TikTok. Ci sentiamo tra poco. Ho appena imparato la coreografia e guardate là chi sta cercando di impararla. Oddio, ma quanto è bello il sacco. Ragazzi, ho scoperto che ci sarà anche Lauren Gray e un sacco di gente famosissima, sono mega casata. Oh oh oh. Stiamo per entrare a vedere la sfilata. Vabbè, e niente, il posto è veramente fighissimo. Stiamo entrando per la sfilata. C'è un lusso assurdo. Siamo alla sfilata. Vogliamo uscire? Come ci siamo finiti qua? Non lo sappiamo neanche noi. Facciamo il youtuber una volta. È finita e ora stiamo festeggiando con Dolce & Gabbana. È qualcosa di stupendo. Ma è morbidissima. Apri. Pronti a brindare ragazzi? Si brinda. Ragazzi, ve l'ho portato. Hi. So cute. Thank you. Chi sei? So Olivieri. Hi Olivieri. Olivioggi e Olisempre. Say it again. Olivieri, Olivoggi, Olisempre. Olivieri. Yes. Next. Olivoggi. Olivoggi. Olisempre. You're really good. Olisempre. Yes. Like that? Yes. Awesome. Thank you. Raga, diventerà la mia outro per sempre.
Buonasera ragazzi, sono appena tornata a casa e sono veramente esausta. È stata una giornata fantastica, purtroppo non ho vloggato tanto quanto volevo. Un po' perché eravamo indaffarate, dovevamo fare vari TikTok, poi andare alla sfilata. E un po' perché ero imbarazzatissima, era piena di gente mega famosa. E io sono sempre molto shy, molto timidina. Quando sono arrivata ho subito visto i gemelli Martinez. Non so se ve li ricordate, ma sono famosi per aver fatto la canzone con Jake Paul. E sono stati molto carini, abbiamo parlato in inglese. Io inizialmente, cioè, l'inglese lo so, ok, ma ho fatto una fatica assurda perché ero mega in ansia. Tipo, loro sono arrivati, io ho detto: ciao, avete preso l'aereo? Sì. E io no, invece. E loro: lo sappiamo, vero? Che figura di me. Poi dopo sono salita al piano di sopra per fare... Poi appunto ho provato questi vestiti bellissimi, questa giacca la adoro, questi occhiali sono stupendi. Dopo vi farò vedere tutte quante le cose che mi ha regalato Dolce & Gabbana. Poi sono andata a fare un TikTok che vedrete sia sulla pagina di Dolce & Gabbana che sul mio profilo TikTok, ed è stato mega fantastico. E poi finalmente ho visto lui, raga, Lil Huddy. Praticamente ero troppo imbarazzata per chiedergli qualsiasi cosa. Che ho fatto un video in cui riprendevo me, ma in realtà riprendevo lui. Come quando vuoi filmare Crush senza farti vedere. Top, best stalker. Non era la prima sfilata che vedevo, però la prima vera e propria in cui ero così immersa. E poi ragazzi, alla fine ho conosciuto Dolce & Gabbana, i veri e propri stilisti. E io ero: oh mio Dio. Che poi tra l'altro sono stati gentilissimi, quindi è stato molto bello. Dimenticavo di dirvi che a un certo punto sono entrata in camerino perché volevo prendere il caricatore e vedo Lauren Gray. Ed ero: oh, what the fuck? E niente, era bellissima, però era una regina e mi vergognavo troppo a chiederle qualsiasi cosa, non ce l'ho fatta. Comunque sono contenta di aver visto alcuni miei amici: Valerio, Rosalba, Sespo, Marta, Elisa, i Q4, Favij. C'erano tantissime persone, è stata un'esperienza veramente unica. E comunque, mentre eravamo dietro le quinte, c'erano tutti quanti i modelli, c'erano Dolce & Gabbana. E poi sono andata a Sespo e ho detto: io mi vergogno a chiedere una foto a Lil Huddy, non ce la faccio. Lui: dai dai, vengo io, ti accompagno io. Avete presente quando c'è il bambino che si vergogna e il papà fa: dai dai, ti faccio io la foto? Ecco, grazie Sespo per avermi accompagnata, perché io ero troppo imbarazzata. E questa è la foto, sono molto molto contenta. La prossima volta spero di incontrare Noah Banks, perché è il mio e-boy preferito. E adesso finalmente vi faccio vedere tutte quante le cose di Dolce & Gabbana che mi sono portata a casa. Prima di tutto questi occhiali che mi permettono di fare così, questo bomber fighissimo che tra l'altro è coordinato con la maglietta, e poi qua in questa splendida borsa. Andiamo ad aprire, cioè raga, ma di cosa stiamo parlando? Io non sono abituata a queste cose, non ve le voglio, cioè io voglio far vedere queste cose non per vantarmi e dire: oh mio Dio, ma perché è stata un'esperienza così differente per me che mi ha reso così felice che la voglio condividere con voi. Niente, sono troppo casata. Mi hanno regalato queste scarpe che ho indossato durante la sfilata. Poi un altro paio di scarpe bellissime, queste mi piacciono ancora di più, con tacco a spillo che non so come riuscirò a tenere, e con un cuoricino con sopra DNG. Veramente fighissimo. E poi per finire, come se non bastasse, questa bellissima borsa DNG che è stupenda. Io ho sempre sognato di avere una borsetta così, e questa è bellissima. Comunque ragazzi, ripeto, questa volevo che fosse un'esperienza da condividere con voi, non qualcosa di cui vantarmi. Io sono stata molto contenta alla fine di tutto quanto l'evento di avervi incontrati. Infatti quando sono uscita dall'edificio c'eravate tutte quante voi ad aspettarci, a voler fare le foto, e io ho detto: ma ho tantissimo tempo, proprio voglia di fermarmi e di fare le foto con tutti quanti. Infatti mi sono fermata con tutti, chi c'era lì lo sa. Infatti ho voluto fare le foto proprio con tutte quante, perché ho pensato: cavolo, ma queste fantastiche ragazze mi stanno aspettando da un sacco di ore qui davanti e io non faccio neanche una foto con loro. Certo che sì, infatti ho voluto abbracciare tutti quanti. E niente ragazzi, non vedo l'ora di fare un nuovo evento. E nel 2020, ve lo giuro, ci saranno nuovi eventi. Ce n'è già uno, ma vi svelerò poi. Niente ragazzi, questa è stata la mia esperienza a Milano da Dolce & Gabbana. E niente ragazzi, questa è stata la mia esperienza a Milano da Dolce & Gabbana.
siamo riusciti a conquistare Lil Huddy, gli abbiamo fatto fare la mia outro che adesso vi farò riapparire. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo con un nuovo video. Venerdì alle 14, Olivieri, Olivoggi, Oli sempre. Ciao! Olivieri, Olivoggi, Oli sempre. Yes! Like that? Yes! Awesome.